nostra protagonista, denominata la vipera, nello spettacolo C'è chi rosica e c'è chi rosica, perché è l'avvocatessa. Speriamo che non siano tutte così le avvocatesse. Allora, che cosa ti ha trasmesso Rosa? Rasulo, questo spettacolo. Intanto mi è piaciuto, mi è stata data questa opportunità da un'amica della compagnia, che è Maria Pia. Maria Pia e Massimo. Lo faccio a livello amatoriale. La cosa che mi è piaciuta tanto di questa commedia è intanto il testo, che è brillante e comunque ha un significato profondo, perché è uno spaccato di vita quotidiana, poi, no? Dalla ragazzina attenta ma non troppo al padre, perché comunque le squilla il cellulare e deve rispondere al ragazzo e a tutto il resto. È la mia prima esperienza e per quanto mi concerne, lavorando in ambito sanitario, ovviamente con la disabilità è un motivo per staccare dalla vita quotidiana e arginare proprio la vita quotidiana, che altrimenti ti travolgerebbe. Poi il nostro lavoro, insomma, ci porta al burnout facilmente, anche se adesso faccio formazione, però comunque per tanti anni ho lavorato con i diversamente abili. Peraltro il teatro è terapeutico, lo sappiamo, è comunicazione, è momento di aggregazione, di socializzazione, anche di tolleranza e mediazione, aiuta a smussare forse gli angoli anche del carattere di ognuno di noi poi, no? Perché in un contesto ampio ovviamente devi confrontarti con altre persone e devi trovare sempre il giusto equilibrio. No? Ecco, un consiglio per la famiglia, sarebbe un ottimo proprio risanamento il teatro? Sicuramente sì, io ci credo nelle capacità del teatro, insomma. Ok.